Un fatto importante e nuovo sulla vicenda della Nannina, della povera Maricica, l'infermiera colpita con un pugno nella metro, di cui tutti voi siete a conoscenza. Vi è un fatto nuovo perché? Perché ieri abbiamo noi visto tutti un filmato nel quale vedevamo Maricica ancora viva, perché si muoveva, va bene, subito dopo essere stata colpita. Quindi questo potrebbe cambiare e anche di molto lo scenario relativo appunto di Burtone, questo altro ragazzo vittima a sua volta, sebbene naturalmente non sia esecrabile quello che ha fatto, però naturalmente parliamo sempre di un giovane e di una intemperanza. Ecco, ne parliamo con il suo avvocato, l'avvocato Gallo. Avvocato, buongiorno. Buongiorno a tutti i radioascoltatori, buongiorno a lei. Grazie. Buongiorno. Allora, c'è un fatto nuovo, dicevo, è molto importante, no, avvocato? Sì, è un fatto nuovo che noi abbiamo appreso soltanto due giorni fa, abbiamo appreso, e in realtà avevamo richiesto al pubblico ministero il video integrale di quello che era successo, ci è stato consegnato soltanto due giorni fa, il PM penso ne era a conoscenza, e in realtà dal filmato noi possiamo abbiamo scoperto che la povera Maricica in realtà è stata per più di 20 minuti per terra. Non era incosciente, non era in coma perché era vigile, parlava, chiedeva aiuto, ma si muoveva, hanno cercato addirittura di alzarla, muoveva il corpo, muoveva le gambe. Quello che è più grave, che oggi è nata una polemica anche con la Polverini, in realtà noi non puntiamo il dito sui soccorsi, perché i soccorsi sappiamo che sono arrivati in 7 minuti. Sì. Quello che vorrei dire io, come risposta alla Polverini, adesso farò un comunicato stampa ad ANSA, che lei dice solo una polemica inutile. Devo dire alla Polverini io che la polemica non è col 118, mi sono mai sognato di andare contro il 118. Io e anche il pubblico ministero devo dire molto correttamente, ci stiamo chiedendo perché militari intorno alla signora hanno messo 20 minuti per fare la telefonata al 118, perché la telefonata al 118 arriva alle 16.49. La signora alle 16.32 era già per terra. Come mai i militari, e ce ne sono tanti, lo vediamo sul video, l'abbiamo visto ieri in aula sul video, ci sono decine di militari che addirittura ci mettono 17 minuti per chiamare il 118. Sta parlando di omissione di soccorso, avvocato Gallo? Penso proprio di sì. Per reati del genere, per lesioni del genere, quanto sarebbe stato importante per Maricica arrivare qualche minuto prima, non stare per terra in quelle condizioni, non muoversi, è stato alzato il busto, e quanto è stato importante, determinante per la sua morte? Perché nessun test è mai riferito questo? Perché Manuel Milanese, che nel video si sbraccia chiedendo aiuto ai militari dicendo di chiamare qualcuno, Manuel Milanese è il ragazzo che ha fermato, sì, Burtone, non l'ha mai riferito, non ha mai detto che la donna si muoveva e parlava? Perché ci hanno detto cose diverse a noi? Perché questo tempo? Questo noi ci chiediamo, non vogliamo dare responsabilità a nessuno, mi creda, il ragazzo sta già pagando, pagherà. Sì, perché ecco, lei è una persona molto, molto onesta, molto onesta. Io la stimo, Gallo, perché abbiamo avuto modo di parlarci altre volte. Allora, per chiarezza, la posizione del Burtone rimane quella di un soggetto che ha commesso un reato. Un fatto gravissimo. Ecco, un fatto è gravissimo, ecco, fermo restando questo. Assolutamente sì, soprattutto e sottolineo forse nei confronti di una donna, forse quello ancora ci rende la cosa, però quello che io mi chiedo, come mai queste come mai, noi vogliamo sapere naturalmente la verità, certo, se il ragazzo deve prendere 10 anni, prenderà 10 anni, però come mai alcune cose, come alcuni testi a suo favore, non vengono sentiti? Perché questo video c'è stato da subito troncato a quei 2 minuti che sono, ritengo, terribili? Allora, lei sta cercando di far capire a me, a chi la sta ascoltando, che in buona sostanza tutto questo non è stato detto prima per i motivi che lei ha tratteggiato prima, vale a dire l'eventuale omissione di soccorso nei confronti dei soggetti? Perché ci sarebbero delle responsabilità che devono essere acclarate e che io domani
domani mattina farò un incidente probatorio per chiedere al pubblico ministero un ulteriore esame medico legale in incidente probatorio per verificare se quei minuti siano stati fatali per la vita di Maricica. Ecco. A quel punto Burtone, diciamo che ne risponderebbe comunque per il reato di omicidio sulla morte della donna, ma in termini di colposità. Cioè la situazione sua processuale sarebbe molto alleggerita. Ma io naturalmente questo voglio che sia accertato nel migliore dei modi, non voglio dare colpi a nessuno né giustificare il ragazzo. No, lei sta sviluppando tecnica forense, quindi è un discorso che evidentemente ci sta, perché sta facendo il suo lavoro. È importante quello che ha detto prima nel merito dell'atteggiamento della Polverini. Lei ha chiarificato adesso a noi, poi vedrà che le agenzie lo rilanceranno, che non vi è da parte sua, no, nei confronti del 118 alcun tipo di... Ecco. Loro hanno fatto un lavoro egregio, in 7 minuti sono arrivati lì. Il discorso è che sono stati chiamati 17 minuti dopo, quindi si sono persi 25 minuti, cioè 17 minuti prima la donna secondo noi si sarebbe salvata. Nessuna polemica col 118, ma nei confronti di tutte le persone che stavano là, che nessuno, parlo anche dei passanti, sì, si è degnato, abbia avuto l'idea, ma io lo chiamo. Che me frega a me che c'è il militare? È chiaro che le persone si sono sentite forti del fatto che c'erano le divise, sì, certo, quindi diciamo l'hanno chiamato. Però lo scrupolo l'avrebbero potuto avere per dire: ma l'avete chiamato? Però è chiaro che è una domanda che non si può fare a 10 militari che stanno lì. È chiaro che ci si aspettava che lo chiamassero, non è stato chiamato. Vede, lei dice una cosa molto importante, avvocato Gallo, perché lei appella alle nostre coscienze, dico nostre, mi ci metto anche io nel mezzo, perché un domani dovessimo essere testimoni di una vicenda del genere, diventa veramente obbligatorio quello di rendersi soggetti attivi, come certo, il chiamare il 118, certo, e farlo nel più breve tempo possibile, evidentemente. Certo, quindi, assolutamente, assolutamente, assolutamente. Va bene, noi la ringraziamo, avvocato, grazie, e poi continueremo a seguire. Grazie a voi per la vostra professionalità e per la vostra disponibilità ad accogliermi nella vostra trasmissione. Grazie all'avvocato Gallo, difensore appunto di Burtone, che chiaramente è sotto processo, Alessio Burtone, per quanto riguarda appunto questo omicidio della povera disgraziata Maricica.